Amici e amiche di TV City, bentrovati ad una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata andiamo oltreoceano, andiamo in Nord America a parlare della CONCACAF Gold Cup, il torneo continentale per le nazioni nord centroamericane e caraibiche. L'edizione di quest'anno, che si svolgerà tra il 24 di giugno e il 16 luglio, avrà come paese organizzatore, come quasi sempre, gli Stati Uniti in coabitazione questa volta con il Canada, che ospiterà una partita a Toronto. Nella fase finale si qualificano 16 squadre, ma non c'è un regolamento simile a quello europeo con gironi di qualificazione. Di queste 16 squadre, 12 sono state ammesse tramite la CONCACAF Nations League. Le prime 4 squadre della Lega A, le squadre qualificate al primo posto, più le squadre classificate al secondo posto della Lega A, più le 4 squadre che si sono classificate al primo posto nella Lega B. Altre 3 squadre provengono dai playoff della Nations League, che ha visto accedere 12 squadre, 4 terze della Lega A, le 4 seconde della Lega B e le 4 prime della Lega C, mentre l'ultima squadra non è una squadra americana, ma è bensì il Qatar, invitato a questo torneo in quanto ospite d'onore. Qatar, che ricorderete, è stato paese organizzatore dell'ultimo mondiale. Ripeto, la formula prevede la presenza di 16 squadre divise in 4 gironi da 4. Andiamo a vedere nel dettaglio i vari gironi. Nel gruppo A, gli Stati Uniti, i padroni di casa e primi nel girone di Lega A, oltre alla Giamaica, una squadra arrivata seconda nella Lega A, Trinidad e Tobago, squadra arrivata in realtà seconda nella Lega B, che ha preso il posto del Nicaragua, squalificato dalla federazione nordamericana, mentre l'ultima squadra è St. Kitts e Nevis, arrivata dai playoff, è una squadra addirittura esordiente nella manifestazione. Andiamo a parlare quindi del gruppo B, che vede favorito il Messico, una squadra arrivata prima nella Lega A di Nations League, che vedrà opposto nel suo girone ad Haiti, una squadra prima nella Lega B, l'Honduras, arrivata seconda nella Lega A, e la squadra invitata d'ufficio, cioè il Qatar, paese asiatico. Andiamo al gruppo C, il gruppo che vede il Costa Rica testa di serie, una squadra arrivata seconda nella Lega A, insieme a Panama, una squadra arrivata prima nella Lega A, El Salvador, una squadra arrivata seconda nella Lega A, e la Martinica, una squadra arrivata dai playoff. Un discorso particolare per quanto riguarda la Martinica, una nazionale presente nei tornei nordamericani come la Gold Cup e la Nations League, ma che non può affrontare il mondiale in quanto non affiliato alla FIFA. Perché? Perché la Martinica è territorio francese e, come sapete, essendoci già la Francia a partecipare al mondiale, non può esserci un'altra nazionale che rappresenta lo stesso territorio, per cui la Martinica può partecipare ai tornei nordamericani, non essendoci ovviamente la Francia, ma non può partecipare al mondiale. Andiamo quindi a finire con il gruppo D, il gruppo che vede l'altra squadra padrona di casa, cioè il Canada, prima in una Lega A di Nations League, Guatemala, primo nella Lega B, Cuba, un'altra squadra prima della Lega B, e un'altra squadra che arriva dai playoff, cioè la Guadalupa, che vale più o meno lo stesso discorso della Martinica, una squadra che può partecipare ai tornei continentali, ma essendo territorio d'oltremare francese, quindi territorio di fatto francese, non può partecipare ai campionati del mondo in quanto non affiliata alla FIFA. Il torneo si chiuderà il 16 luglio al SoFi Stadium di Inglewood, una zona alla periferia di Los Angeles in California. Bene, con questo è davvero tutto per quanto riguarda questa puntata di Kickoff. Come sempre, vi do appuntamento alla prossima puntata. Se volete darci consigli e suggerimenti, potete scriverlo nei commenti. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!